E ciao a tutti ragazzi, io sono Mattiz e bentornati in un nuovissimo video di Fortnite. Da quanto tempo non dicevo una cosa del genere? Avete letto bene, come ho scritto sul titolo, oggi tornerò ufficialmente a giocare su Fortnite dopo, possiamo dire, praticamente un anno. Sì, è vero, durante questi mesi ogni tanto, tipo una volta al mese, è uscito un video, ma si trattava comunque di challenge, video speciali, ad esempio video sugli Squid Game, tutte cose che non riguardavano realmente il gioco. E dato che io porto Fortnite da quando è uscito nel 2017, vi dico la verità, in questo periodo mi è iniziato a mancare un bel po' giocare proprio al vero Fortnite, al vero gioco, quello in cui ti butti nella modalità in singolo oppure con i tuoi amici e combatti per fare una vittoria reale. Mi sono messo sul letto prima e ho iniziato a guardare i video con il mio cellulare e mi è sceso una lacrimuccia per tutte le sfide che abbiamo affrontato insieme su questo canale. Quindi oggi sono qui per dirvi ufficialmente che sono tornato. Andremo a fare una partita insieme con il solo obiettivo di fare una vittoria reale. Mi raccomando, se questo ritorno con stile vi è piaciuto, ma soprattutto se volete che Mattiz reincominci a portare Fortnite in modo costante, lasciate un mi piace ora tutti quanti. Prima di farlo però devo shoppare una skin che avrei dovuto fare un pochino di tempo fa. Infatti anche l'Halloween scorso non l'ho comprata e questa volta non mi scappa. E perfetto così, procediamo all'acquisto. Sì, era una cosa personale, ok? Questa skin l'avrei dovuta shoppare 2 anni fa e non l'ho mai shoppata invece. Ricordate tutti quanti di shoppare con il supporto a un creatore Mattiz, perché proprio come me il supporto a un creatore Mattiz è tornato e da adesso potrete metterlo. Provateci in questo momento, ma ora buttiamoci in partita. Tra l'altro torniamo a giocare in uno dei momenti secondo me più belli dell'anno su Fortnite, cioè Halloween. Guardate che bello, guardate che fantastico pullman che c'era, tutto decorato in modo halloweenesco. Allora giochiamocela in modo tranquillo, cioè nel senso, inutile che stiamo qui a esagerare, ma io devo scoprire pezzi di mappa, ragazzi. Ma che sta succedendo? Ma cos'è quella palla? Ma cosa? Non lo riconosco più questo gioco. Ma perché c'è un'astronave lì? Ma vabbè, ok, allora sentite, facciamo finta di niente, è tutto ok. Io mi vorrei buttare in questo posto, ma ho paura di cosa ci sia lì dentro, devo essere più che sincero, ok? Vabbè, oh, ormai ci siamo, vediamo. Ah, ma si può entrare? Oh mamma mia, che ansia. Ma che è sta roba? Ma che è? Oh mio Dio. No, 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 via, via, via. Vabbè, voi sicuramente saprete già di cosa si tratta, però io non lo... Guarda, non potevo iniziare in modo migliore, devo essere sincero. Bene, questa città mi sembra un pochino più normale almeno, devo essere sincero. Un po' più tranquilla, ecco, io intanto sparo a caso, ok. Devo riprenderci un po' la mano, devo essere sincero. Mi ci vorrà un po' di tempo, servirà un po' di allenamento e un po' di costanza. Ora, intanto, vediamo se riusciamo a fare la prima skill dopo il grande ritorno di Mattiz. Facciamo un po' di materiale, mi sono messo la skin del pomodoro che... beh, chi se la ricorda, se la ricorda. Non posso stare qui a spiegare, si tratta di anni di storia. Ho sentito un rumore stranissimo, ok, c'è un'auto. Ciao macchina, posso provare a colpirti per caso? No, perché mi farebbe molto piacere. Scappato. Va bene, vuol dire che allora ce ne andremo al piano di sopra, dato che sento una chest. Almeno so ancora riconoscere, diciamo, i rumori delle casse. Il problema è trovarle ora, dove cacchio sta? Eccola, voilà, let's go. Molto bene, molto bene. Ah, c'è ancora la macchina lì. Ok, stiamo molto calmi. Ricordiamoci che, beh, non siamo ancora nelle condizioni di poter fare un fight di quelli incredibili mega galattici, Quindi prendiamoci materiale, giochiamo con calma, senza fretta. E poi come va va. Qui sotto c'è una chest, alcune cose ancora me le ricordo, anche perché questa città c'è da un pochino già. Ok, ci siamo. Andiamo al piano di sopra. Mamma mia, che emozione giocare. Mi mancava proprio giocare a Fortnite, devo essere sincero. Ok, perfetto, vai così. Spacca tutto. Ce la devi fare, Mattiz. Voglio almeno una kill oggi, L'obiettivo è quello. Saliamo sul tetto per vedere com'è la situazione. Qui non mi sembra di vedere nessuno. Qui neanche. Ma i nemici dove sono? Ecco, ma ancora lì questo. Scendi. È sceso. Beh, beh, che dire. Che dire, signore e signori. La mira lascia un po' a desiderare. Aspetta che c'è un altro. Aspetta che non me la rubano. Non provate a rubarmela,
Me l'hanno rubata. Ok, vado. Vado all'attacco. No, è scappato con la macchina. Lui c'ha pochissima vita. Devo andare. No, 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 non puoi fuggire. Non puoi fuggire. No, ma che arma è questa? Boh, vabbè, non lo so. Sentite, io uso le armi che conosco, eh. È ancora qui in zona, eh. È ancora qui in zona. Eccolo. È scappato. È andato di là. Lo vado a prendere. Inseguimento. No, levati. Levati di mezzo. Ok, siamo in mezzo a un muro, ma questi sono dettagli. Ragazzi, lo prendiamo. Lo prendiamo, deciso. Parte l'inseguimento ufficiale. È ufficiale, ragazzi. Possiamo prenderlo, eh. Possiamo prenderlo. Io con questo fuoristrada posso andare fuoristrada, appunto. Cioè, la possiamo fare, raga. Missione Mattiz ufficialmente iniziata. Bisogna solo capire dove è andato. Ma che cos'è questa cosa al centro della mappa? È tutto viola, poi. Beh, vabbè, sentite. Io non lo so, sinceramente. E non lo voglio sapere. Secondo me il nemico... Eccola la macchina del nemico! No, forse no. È un parcheggio troppo perfetto. Però sentite, io mi fermo un attimo qui, sinceramente. Mi prendo questa cosa che non so neanche cos'è. Scrivetemelo nei commenti perché io non lo so proprio. E mi sa che se non trovo gli shieldini qua, mi faccio subito uno shield. Ok, questa mitraglietta è ottima. Vediamo se ci sono degli shieldini. No, ma qua non c'è niente, ragazzi. Mi dispiace, ma io il fucile a pompa me lo devo prendere. O lascio queste. No, no, sentite. Tanto siamo scarsi. Prendiamoci lo scudo che è meglio, perché tanto siamo dei nabbi, è inutile che ce lo teniamo. Molto bene, molto bene. Sento rumori strani, qui mi viene voglia di distruggere tutto, ma non penso abbia molto senso. E a questo punto ci prendiamo questa di macchina. Mamma mia, che partenza, che velocità. È tornato Mattiz in città. Pure la rima. Oh yeah. Dove siete? Dove siete, piccoli nemici? Sono qui per farvi fuori. Oh, ok. Ok, ci sono davvero i nemici. Calmi. Scendiamo da sta macchina, che tanto non serve a niente. Aspetta. Credo di averli sentiti qui in zona. Sì. Vado. Eccolo. Mamma mia, raga, che mira. Ma che fa? Dove è andato? È qui. Oh, cavolo. Porca miseria. La prima kill! La prima kill al grande ritorno di Mattiz! È tornato lui! Ma questa è una scopa da... Non ci voglio credere. Ma che cavolo... No, ragazzi, fermi tutti. Ma cos'è? Ah, è la scopa della strega che ti fa volare. No, vabbè, assurdo. Bellissima. Questa ce la teniamo, eh. E qui c'è pure uno shield. Ragazzi, Mattiz è ufficialmente tornato. Iniziate a tremare se mi trovate in lobby. Ve lo dico, eh. Iniziate a tremare, perché per voi sarà un gran casino. Oh, sì che sarà un gran casino. Calmi che sento un nemico, eh. Calmi che sento un nemico. Non so da dove. Non so da dove, ma qui c'è una cassetta che mi vado a prendere. Molto bene. Escono delle gocce arcobalenose. Non chiedetemi di cosa si tratta, perché io sinceramente non lo so. Ricordiamoci che abbiamo una scopa per fuggire. Se riuscissi a trovare anche una cosa del tipo, boh, che ne so, un'arma viola tipo leggendaria di fucile d'assalto, non mi dispiacerebbe. Seconda kill. Non mi sono mai emozionato così tanto per aver fatto due kill. Oh yes, amigos. Avete visto bene? È il mattizzone. Ma lì dentro c'è un nemico. Che succede se lo sparo? Non lo so. C'è un audio che fa paurissima. Sentite. Ok, va bene, me ne vado. Oh, automobile. Arrivano. Calmi. Eccolo. Andiamo da lui. Non lo vedo. No, sta andando via. Ragazzi, qui parte l'inseguimento. Non c'è niente da fare. Eccolo. No, non l'ho preso. È scappato. È sceso dalla macchina. Calmi che è sceso dalla macchina. Eccolo. Mi spara. Questo è cattivo, eh. Oh, sono due. Sono due? Ma quando sono due sapete che si fa qui? Sei vola! Woohoo! Ciao! Eccoli, stanno combattendo. Sparo lui che mi sembra più pericoloso. L'ho lisciato. Ecco, appunto, lo sapevo che era più pericoloso. Vabbè, sentite, quel nemico sta bene lì. Ciao! Ma come si chiama questa città? Sborghi? Sobborghi scalcinati. Ma questa c'era già quando giocavo io, mi sa, eh. Sì, era tipo all'inizio di quest'anno, una cosa del genere, boh. Vabbè, insomma, era la replica di Pinnacoli, se non sbaglio, vedete? Questa è una specie di Pinnacoli pendenti, ma fatta male.
per me perlomeno molto molto male. Cioè a me non piace per niente. Pinnacoli pendenti è insostituibile, è inutile che la fate vecchia. Cioè pinnacoli pendenti e pinnacoli pendenti del presente. Però vabbè, ora è inutile lamentarsi. Andiamo all'attacco dei nemici, va. Oh, ma oh mio. Calmi. I polli mi stanno confondendo, ok? Prendiamoci un pollo, ok? E andiamocene via. I polli ti confondono e tu te li porti via. Ecco come si fa. Pollo volante, woo! Quella è la famosa città dei cubi. Wow, ciao città dei cubi, come va? Che ne dite? Possiamo provare ad andare lì? Tanto ormai la safe si chiude in quella zona. Vabbè, sentite, questo pollo se ne può pure andare via, eh? Che fa più rumore che utilità. Cioè, nel senso, se arriva un nemico e sente quel rumore si mette a ridere. Penso di essere l'unico che utilizza i polli. Eh no, ma sti scherzi non me li potete fare, ma che siamo impazziti? No, no, ragazzi, cioè, io svengo, ho una certa età adesso, non sono più giovane come una volta. Questo scherzetto dei mostri che compaiono ad Halloween, Fortnite lo fa già da anni, ma ora non è più come una volta. Signora, lei mi può consolare per caso? Pit stop, dimmi tutto. Fucile esotico, ma te sei pazza. Oh, però mi ha regalato questo, No, in realtà preferisco tenere gli scintini, scusami, ciao. Raga, qui si può chiamare un telefono? Telefono pubblico, ciao, con chi parlo? Con nessuno? Ok, perfetto, ciao. Se entro qui mi fai volare via. Lo sapevo che succedeva una cosa del genere. Sobborghi, vabbè, più o meno siamo sempre in questa zona, dai. Va bene così. Continuo a non trovare armi decenti, tra l'altro, Dai, è possibile che non ci sia neanche... No, qua ho lootato tutto. Eccola qui, vedete? Non ci voleva tanto. Era facile. Abbiamo appena trovato un'arma. Era proprio ciò che cercavo. Grazie mille, ciao ciao. Vedete, non è che ci voleva tanto. Bastava buttarsi dentro a un bagno. Un bagno sporco e puzzolente. E siamo rimasti in 13. Beh, direi che come prima partita possiamo dire, anche se vabbè, prima abbiamo fatto la partita che è durata 3 secondi, non stiamo andando affatto male, eh. Ora però dobbiamo stare molto attenti, perché siamo allo scoperto e lì ci sono dei dinosauri che non ricordo se fanno male. Cioè, mi ricordo che ti attaccano, però non so a quale distanza più che altro. Vabbè, intanto noi continuiamo a giocare così e vediamo come va. Magari li lasciamo stare, andiamo in questa zona qui. C'è un altro shield. Vabbè, ormai ho deciso di portare gli shieldini e così sarà. Ok, scherzo, lì c'è un altro shield da 50, quindi andiamoci a prendere quello che stava qui sotto, che non ricordo neanche dov'è. Ma che, me l'hanno rubato? Non me l'avete rubato, era qui. Ok, prendiamo questo e ora corriamo verso sopra e andiamo a prendere l'altro. Direi che è una grande strategia. Sì, è una grande strategia da ritorno su Fortnite, lo penso proprio. Voi che ne pensate? Voilà, eccolo qui. Doppio, vedete? Il triplo, ah no, ma non lo posso prendere, mi sa. E invece sì, 5 shield, sì vabbè, 5, 3 shield si possono prendere. Io credevo se ne potessero prendere 2, vabbè, sentite, io non mi lamento per niente, va bene così. Quindi si possono prendere 6 shieldini e 3 shield con un solo slot. Io invece ricordavo fosse 6 shieldini e 2 shield, vabbè, meglio così, sentite. Ho sentito il nemico, ok, c'è un dinosauro, il nemico è lì, appena morto uno. Attenzione, attenzione che qui Mattiz, se entra in top 10 nel suo ritorno su Fortnite, è top very good, sì, sarebbe incredibile come cosa. Non so se... No, vabbè, ragazzi, io me ne vado in safe. Ma chi se li... Villa, quelli, ciao, ciao. Eh no, però aspetta, è qui, inseguito dal dinosauro. Oh, vabbè, cinghiale, tu mi vuoi bene? Sì, bravissimo. Ok, stiamo andando in safe. E lì c'è una zona che non ho mai visitato. Ah sì, è sempre quella del cubo strano con una persona lì sopra. Non so cosa stia facendo quella persona lì sopra, ma sinceramente non mi interessa neanche, perché siamo ufficialmente in top 10. È tutto vero, signore e signori, non è uno scherzo. Qui c'è addirittura una chest per noi che ci dà un'arma che non prenderò. Ok, allora, spacca qui. Qui ora ci serve davvero tanto materiale per questo fine partita, Mamma mia, da quanto tempo che non arrivavo a fine partita? Da un anno praticamente, sì, perché non giocavo. Il loot è giusto, è esattamente ciò che deve essere. Io mi ricordo ancora come si costruisce, quindi potrebbe essere una cosa buona. Siamo attenti qui, c'è anche un trampolino, lo prendiamo. Ah, è un vero e proprio trampolino, wow, incredibile. Sento dei nemici. Calmi, te non mi scannerizzare, non ce n'è bisogno. Ok, allora mi dice, aspetta, ma che vuol dire? Che io posso potenziare delle armi qua? Incredibile, ma non mi interessa. Wow. Sì, nel senso, se mi avesse fatto fare un'arma leggendaria volentieri, ma non ne ho bisogno così. Non ho per niente bisogno, ragazzi. Allora, qui abbiamo pure la torretta a disposizione. Penso di essere l'unico in questa zona, ma dove cavolo sono tutti i nemici? Mi sto annoiando. Oh, voglio fare una kill. Dai che vi becco con la torretta. Dai. Ah, vabbè, troppo rischioso. Andiamocene perché siamo in top 5. Woo!
Da quanto tempo non succedeva? Mamma mia, incredibile. E c'è l'airdrop che non prenderò. Oh yeah. Qui tra l'altro posso fare una roba. Bello. È una specie di muro indistruttibile questo. Bellissimo. Bello proprio. Ok, ok, siamo molto attenti qui ora, eh. Molto attenti. C'è il nemico con l'airdrop. Vabbè, non lo riesco a prendere. Un colpo almeno gliel'abbiamo dato. Sentite, io provo a pusharlo. Io non ho paura. Io non ho paura di vincere. Non mi ha visto. Non mi ha visto. Ricordiamoci che ci sono altri 5 nemici. E scappo via. Wow, che paura. Ok, scherzo. Ho troppa paura per pushare. Sentite, capitemi, ok? Mi ricordo come si gioca a Fortnite, ma non è che mi ricordo come si vince una partita. Anche perché non l'ho mai saputo, probabilmente. Sapete che vi dico? Utilizziamo una strategia. Aspetta, aspetta. Niente strategia qui. Niente strategia. Niente strategia qui. Attenzione. Attenzione. Ma questo. Questo è fortissimo. Questo è fortissimo, ma l'ho colpito. L'ho colpito. Pazzo. Pazzo scatenato. Lasciamolo stare quello. Quello. Dobbiamo pushare quello. Dov'è? È qui. È qui. No, dai, 22 di vita. Ma gli ho lasciato 22 di vita. Forse adesso mi ricordo perché ho smesso di giocare a Fortnite. No, vabbè, dai, a parte gli scherzi. Scherzo. Mi sono divertito tantissimo e l'ho praticamente lisciato con tutti i colpi del fucile a pompa. Quindi è giusto che io abbia perso così. Vi ringrazio per queste stelline e degli inchiostro arcobaleno che non so neanche a cosa servono. Ma sono soddisfatto così. Mi raccomando, se volete il ritorno di Mattiz su Fortnite ufficiale, lasciate un mi piace in questo momento e usate tutti il codice Mattiz. Taggatemi su Instagram se shoppate con il mio codice. Cliccate sui video che sono comparsi in questo momento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!